Salernitani nel mondo. Viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero. Benvenuti qui a Radio Alfa ad una nuova puntata dei Salernitani nel mondo, un saluto da Pino D'Elia. Quest'oggi siamo in collegamento con New York con il caro amico Tony Pasquale da Radio ICN. Tony, eccoci, ben trovato. Ciao Pino, ben trovati. Buon anno, naturalmente a New York si festeggia con grande festa, però l'inizio dell'anno la comunità italiana, salernitana in modo particolare, ha subito una grave perdita. Mario Cuomo, il primo governatore italoamericano che è scomparso all'età di 82 anni. Proprio così Pino, come dicevi tu, buon anno anche da New York. Qui un anno che incomincia purtroppo con queste notizie un po' triste, però sicuramente noi ci auguriamo un anno pieno di felicità e d'amore. Prendiamo uno dei grandi, una grande figura, un grande uomo, una figura leggendaria della politica newyorkese, ma non solo. È stato definito un grande leader dell'onestà, campione dei progressisti, un personaggio veramente squisito con un'eccellenza straordinaria. È orgogliosamente italo-americano, come ben sai, con origine salernitana addirittura. Sì, ricordiamo, il papà era partito da Nocera Inferiore, la madre da Tramonti, quindi un salernitano doc di umili origini, quindi davvero la storia tipica dell'italiano che arriva a New York, cambia le cose, addirittura scala i livelli sociali ma anche la politica ai massimi livelli, appunto Mario Cuomo, che poi con i figli ha proseguito questa realtà tutta salernitana. Grandissima figura italo-americana, un grandissimo orgoglio per tutti noi, ecco, come dici tu, un grandissimo esempio di quello che questa terra ti può dare, questa terra ha la possibilità di arrivare dove vuoi, infatti dopo 3 mandati come governatore dello Stato di New York, gli era anche stato chiesto se voleva presentarsi alle elezioni presidenziali, sì. Il quale lui poi rinunciò. Comunque lui è stato una chiave fondamentale nell'elezione del presidente Clinton, Bill Clinton, quindi un personaggio, io ho avuto il piacere di conoscerlo in un paio di occasioni, che infatti trasmetteva proprio questa onestà, questa sincerità, questa intelligenza di fare le cose, di capire le persone, quindi abbiamo perso sicuramente una grandissima personalità all'infuori di quello che lui era. Nato nel Queens, una contea qui molto presente di comunità italiana, dai genitori che gestivano un negozio. Lui a una certa epoca addirittura non voleva entrare in politica, voleva fare il baseball player, Pino, infatti era già stato assunto da una squadra del Boston, se non sbaglio, di professionisti di baseball, poi naturalmente ha cambiato carriera e ha fatto bene così. Comunque sì. Abbiamo perso. Avrebbe avuto comunque fortuna, credo, anche da giocatore di baseball. Martedì ci sono stati i funerali, tanta partecipazione. Tony, ti chiedo naturalmente il tuo parere è un po' quello che è il sentore poi nella comunità salernitana italiana. Cosa si dice insomma di questa perdita? Beh, si dice, soprattutto si ricorda l'uomo, quello che era, quello che rappresentava, quello che ha fatto per questo stato di New York. Grandissimi cambiamenti. Lui, come sapete, era uno che combatteva tantissimo contro questo stereotipo, cioè combattere quella figura, soprattutto quella figura di genere mafioso, sì. Come poi Giuliano ha seguito nei suoi passi. E quindi è stato uno che ci teneva tantissimo alla giustizia, all'uguaglianza, ma lui ovunque andava, Pino, la prima cosa che ti faceva capire era proprio quell'orgoglio di appartenenza dell'Italia. Dell'Italia, ecco, lui ne parlava sempre anche con noi, in quelle pochissime parole che diceva in italiano, che sapeva, sua moglie Matilda altrettanto, poi i suoi figli, come sappiamo, Andrew adesso per la seconda volta eletto governatore dello Stato di New York, ma Mario Cuomo era proprio questo, era proprio quel specchio chiaro di vedere dentro da dove viene una persona e dove può arrivare, quindi sicuramente ci ha lasciato con una grandissima aspirazione, più che altro, che si può fare e si deve fare, ma sempre nel modo giusto e corretto. Partendo da zero, come aveva
fatto lui. Questo era Mario Cuomo. Tony, in chiusura ti chiedo anche qual è stata la reazione della comunità italiana e salernitana, campana, poi alla scomparsa, sempre in questo nuovo anno purtroppo, di un grande della canzone italiana, Pino Daniele, che ci ha lasciati in questi giorni. Beh, altrettanto un forte dolore, cioè Pino Daniele ci ha lasciato dei ricordi bellissimi che resteranno con noi per sempre attraverso le sue canzoni, che erano racconti di momenti, di storie, di città e di persone. Quindi un grande compositore, cantante, ma soprattutto una persona molto, anche lui, una persona che tutti volevano bene. Pino Daniele recentemente era stato qui a New York e quindi veniva spesso, amava questa terra, come ben sappiamo, sicuramente ci mancherà altrettanto. Voglio ancora ricordare che la comunità italo-americana, per quanto riguarda Cuomo, Pino, sì, è presente, presentissima in tutte le sue funzioni, come c'è stato il funerale martedì, le visite sulla Fifth Avenue, quindi si è fatto veramente vedere quello che lui rappresentava, ma tutto gli Stati Uniti piange questo grande uomo come Mario Cuomo. Benissimo, Tony, grazie davvero per averci raccontato questo personaggio, questa figura importantissima per gli italiani all'estero, per i salernitani, diciamolo, orgogliosamente salernitani, perché era espressione proprio della nostra terra. Tony Pasquale, ti ringrazio, ti auguro un buon anno, speriamo con belle notizie nei prossimi mesi, a presto. Anch'io altrettanto da New York. Happy New Year, buon anno a tutti voi, e a te Pino, a tutti i colleghi lì e tutti gli ascoltatori di Radio Alfa. Ciao, buon anno. Con i salernitani nel mondo, qui a Radio Alfa, l'appuntamento è tra una settimana alla stessa ora. Salernitani nel mondo, viaggio virtuale tra le nostre comunità all'estero.